conta poco, insomma. Ci dispiace perché siamo usciti in questo turno e niente, l'unica cosa da recriminare è che probabilmente abbiamo preso il gol nel momento migliore. Sicuramente non abbiamo fatto una gara da Milan in questo tipo di partite. Ci dispiace per noi, ci dispiace per i tifosi e niente, Lazio no, ha meritato e ha passato il turno. Infatti complimenti a loro, e probabilmente questo successo, questa eliminazione dimostra che comunque avvalora, scusami, ulteriormente il risultato dell'anno scorso con la vittoria di Atene. Sì, no, l'anno scorso siamo stati bravissimi, siamo stati fortunati, perché in queste competizioni vai a incontrare le squadre più forti al mondo, quindi è ovvio che ci vuole anche fortuna, come ne abbiamo avuto l'anno scorso. Quest'anno sicuramente abbiamo commesso qualche errore, oggi sicuramente perché siamo usciti, e onore all'Arsenal. E niente, bisogna andare avanti e buttarsi nel campionato e recuperare. Che cosa possiamo dire ai tifosi? Che ci dispiace, loro sicuramente saranno dispiaciuti, noi lo siamo più di loro, però questo fa parte del calcio, insomma. Speriamo continuino a starci vicini, perché questa squadra lo merita. Anche perché c'è il campionato, che è importantissimo, ci sono 12 partite tutte da giocare, in cui bisogna dare tutto, perché qui in Champions League ci dobbiamo tornare. Sì, è il palcoscenico che compete a questa squadra, a questa società e a questo pubblico, quindi può capitare, insomma. Il Milan viene da tanti anni in cui arriva sempre in finale o semifinale, quindi ci sta. Siamo usciti sfortunatamente, con molto dispiacere, ma sicuramente c'è la volontà di ritornare subito il prossimo anno. Avete pagato secondo te anche il fatto che comunque a questa partita ci siamo arrivati con dei problemi, con tanti infortuni e con tanta stanchezza? Sì, anche se a me non piace, insomma, non piace trovare alibi. Oggi diciamo che l'Arsenal ha giocato bene, ha giocato meglio del Milan, ha meritato questa vittoria, ma di là poi dei problemi che c'erano, che sono obiettivi. Però credo che in queste occasioni non bisogna trovare alibi e bisogna cercare solo di migliorare e capire dove si è sbagliato per non farlo più. Ultimissima cosa, adesso la partita contro l'Empoli. Dobbiamo subito rimetterci in carreggiata. So che sarà una bella batosta mentalmente, però siamo tutta gente con le spalle larghe, con la testa sulle spalle, quindi sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo e cercheremo di centrarlo.